Ecco il tiro. Ed è gol. Gol de punta, gol de punta. E il giocatore viene portato in trionfo. Ma dicevi, allora devi far benzina, no? Sì. Per andare a Modena. Sì. Aspetta che il banco, un attimo, sì. Aspetti un secondo. Sì, sì, vai tranquillo, perché sì, devi prelevare prima, quindi. Mettolo, vedo come funziona. Vai. Buongiorno Pitocco, benvenuto al bancomat. Ma oh, come? Pitocco, di che lo sto a fare per piacere. Oh. Poi cominciamo bene qua. E come funziona qua? Tanto sono venuto ieri, ma non mi andava mia. Vedi. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Sembri più giovane. Stai come me, ma son più simpatico. Canta. Ha preso la canzone. Voglio prelevare. Grazie. Sì. Cosa ha avuto? Butosche. Mi dispiace, ma il tuo conto è più sotto di un sugamansore al termo. Come il mio il conto è sotto come sugamansore al termo? E mi ha messo solo stipendio, vecchio. Come mai? Cosa c'è che non funziona? Anche ieri mi avete detto la stessa roba. Non sta a chiederlo a me. Domani mattina vieni in filiale e parli col direttore, che tanto non ti cagherà neanche di strisio, perché ha da fare con quelli pieni di schede e non con i pitocchi come voi altri. Questo è vero, si sempre così quando c'è un problema. Beh, quello sì. Se uno ha conto a tot cifre, lo caghi, se no no. È e comunque vero. Insomma, a me voi, i soldi sono sicuro che voglio prelevare. No. Comunque, va bene, se te vuoi proviamo a vedere come te si messo col conto. Proviamo questa commedia straziante. Mi piace vincere facile. Ma come? Mi piace vincere facile. Ma che modi sono? Dai. Com'è? Cosa devo fare? Inserire la tessera. Digitare il codice segreto. Anche se ormai il tuo codice L sa anche quello che fa il kebab qua di fronte. Con tutte le volte che te viene a cercare di prelevare. Come? Oh, il sacco del kebab. Oh, c'è anche una roba segreta. Codice. Che mi denuncio. Bravo, diglielo. Comunque, come sono messo qua con i soldi? Il suo conto al 1 novembre 2015 è 0 tanini e 0 centesimi. Sei talmente uder che si sente l'eco. Ecco, sei alle asse. Ci sono partino le ragnatele. L'ultima volta che c'erano schei su questo conto, c'erano in vigore i sesterzi. Come sesterzi? Ma dai, anche domani pianto su un casino, invece. Bravo. Veramente, mi sono sicuro che i soldi che mi è arrivato, il coso del bonifico dalla banca. Va bene, dammi il banco, ma... Ritirare la tessera. Guarda che lo dico una volta sola, dopo te la taglio a tocchettini piccoli e te la ridò indietro a sprante. Quindi forza, muorse. Morse, se non te me la dai fuori... Oh, eccola. Vabbè. È arrivata, sì. Ascoltami, ma... Cioè, sei sicuro che non ho soldi? Sono preoccupato. Cosa fare? Ascolta, Bifido. Ho avuto un consiglio da Papa Bancomat. Da Papa Bancomat. Vabbè, cosa fare? Tagliate i cavi e va a lavorare. E cerca al mercato a tirare sulle cassette dai camion. Oppure a catare sui fumetti lazzarini. O a tastare i cacchi che ligano. Come tastare i cacchi che ligano? Che lavoro è? Però un lavoro per arrotondare mi interessa. Sì, no, ci può stare, però insomma, magari Getto altri consigli. Che fa, agenzia del lavoro? E se non potresti fare uno di quei stropicciapalle dei network marketing che fanno schei a scamionate? E devi stressare i tuoi amici su Facebook per invitarli alle convention all'hotel lì a Verona Sud e farci comprare una scaretata di prodotti americani, innovativi e miracolosi per la salute, che ci fanno risvegliare il morlaco al nonno Taddeo. Allora, boh, esiste! Non lo so che efficacia abbia, ma in caso quindi di Leve Marti mi scrive che a me su Facebook buon lavoro che fai schei sì, 8.000 euro al mese sì. Mi spieghi come si tratta? Devi venire alla convention, bravo. Una mezz'ora se no altre robe che consigli mi dà? E se no impara l'accento de Bolzano Pineta e mettete fuori da un autogrill a fare il sughetto delle tre campanelle o a vendare le collanine fosforescenti in arena al concerto de Ligabue o a vendare quelle cagate che te lanci in aria e le si illumina dai Coriva. Fa pulito e mettete in bolla. Saluta Meolindo e digli che di Balon non capisse niente. Se no non si spiega come mai el fa l'allenador della squadra dei senza cavei. Come?
Anche Olindo, lei è forte Olindo, ma sto qua, bisogna che lo dica Olindo. Bravo, veramente sto qua si permette di cosare un vate. Un professionista, bravo, un vate. Sì, senza R, se capisca no, male. Senso, bravo, però, esatto. Vabbè, insomma. Ma che banco ma te trovi? Questo no, è fantastico. No, questo. No, ma adesso mo da un altro. Meglio, sono va sicuro, là. Me l'ha messo solo i soldi, cioè sono sicurissimo, capito? Fantastico. Vabbè, dai. Bifilo, ti saluto, guarda.